La cerimonia di consegna del diploma di laurea per la sessione estiva 2015-2016 ha inizio. Vi presentiamo la commissione di laurea, composta dai professori Antonietta Baldo, Giulia Bencini, Maria Ida Biggi, Marta Cardin, Alessandro Casellato, Flavia De Rubeis, Romana Frattini, Fabrizio Gerli, Carlo Giupponi, Pia Masiero, Ivana Padoan, Fabio Pranovi, Chiara Saccon, Marco Sgarbi, e dal prorettore vicario, professoressa Tiziana Lipiello. Salutiamo ora il professor Michele Bugliesi, rettore dell'Università Ca' Foscari, Venezia. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a questo che è diventato un evento, un appuntamento sempre più atteso dalle famiglie, un evento che è diventato un tratto distintivo di Ca' Foscari e della volontà della nostra università di essere parte attiva della città, di vivere insieme alla città e di creare occasioni di relazioni sempre più compiute e coese. Saluto le autorità, l'assessore Zuin, in rappresentanza del sindaco, gli ospiti, le autorità tutte, le famiglie, naturalmente i ragazzi laureandi che si apprestano a laurearsi oggi, che sono i veri protagonisti di questa cerimonia. Per tutti voi ragazzi è una giornata di festa nella quale raggiungete un traguardo importante, un traguardo della vostra vita di studio e anche della vostra vita personale, che vi apre prospettive di crescita di nuovo personali e professionali. È una giornata di festa anche per noi, per Ca' Foscari, che ha avuto il piacere e il compito, l'onore di partecipare alla vostra formazione, a darvi un percorso universitario che ci auguriamo sia stato all'altezza delle vostre aspettative e che ci auguriamo sia riuscito nell'intento che ci diamo ogni giorno di trasmettervi gli strumenti migliori, i più efficaci, i più moderni per affrontare il vostro futuro, che vi auguriamo possa essere il migliore possibile nelle professioni, nella vostra vita, nel vostro essere cittadini di questa città e del mondo. Oggi o da oggi in poi siete chiamati a pensare a quel futuro per scegliere la strada che vorrete intraprendere. Molti di voi vorranno continuare negli studi, molti altri vorranno fare la propria esperienza nelle professioni o in altro. Quale che sia il vostro orientamento, davvero speriamo di aver fatto il meglio per voi. Siamo convinti di aver fatto il meglio che potevamo, che possiamo, e ci auguriamo che sia stato quello che vi aspettavate o anche di più. È una giornata di festa oggi, ma è anche una giornata di profondo lutto. Un profondo lutto di grande tristezza per i fatti di Nizza di cui abbiamo appreso questa mattina, ieri sera, e questa mattina nella giornata di oggi. È una giornata di lutto per le tante vittime di una strage che ancora una volta è assurda
ingiustificata e crudele. Oggi noi celebriamo qua la felicità di oltre 900 ragazzi e le loro famiglie. A Nizza si piangono 84 e forse più vittime di un'assurdità che non ha, per cui non si trovano parole. Si piange la perdita di persone, di giovani, ragazzi, bambini, vecchi, chiunque, cittadini, vittime della follia collettiva di un terrorismo che cerca di minare le fondamenta della convivenza civile e sociale dei popoli, delle culture, e della follia di una persona, anche se si fa fatica a chiamare così, una persona che riesce a guidare un tir a 80 km all'ora fra la folla, investendo persone e bambini, è veramente incredibile. Io credo che sia difficile esprimere qualunque partecipazione compiuta con parole, per cui vi chiedo invece di osservare un minuto di silenzio, di alzarvi e di osservare in memoria di questo evento, di questa follia, un minuto di silenzio, grazie. Grazie. Non ci sono parole, ma dobbiamo lo stesso, non possiamo non dire nulla. In questa piazza abbiamo celebrato i funerali di Valeria Solesin. In quella circostanza la città ha espresso tutta la sua forza, tutti noi abbiamo espresso tutta la nostra forza e dobbiamo continuare ad esprimerlo con la stessa convinzione, con la stessa passione. Siamo un'università, abbiamo dei valori da promuovere, siete parte di questa missione, siamo noi interpreti primi di questa missione e dobbiamo assolutamente continuare a riaffermarla con forza. La cultura è l'unica salvezza a questa follia. La cultura è l'unico modo per intavolare una discussione civile tra i popoli pacifica. Dobbiamo essere in grado di costruire un futuro e un presente che sia più possibile, più vivibile di quello che è. Dobbiamo fare tutto il possibile. Starà a voi costruire il futuro, alle vostre generazioni, a voi che vi laureate, a quelli che si laureeranno dopo di voi, costruire un futuro che sia eco, sostenibile, ma soprattutto almeno pacifico. Noi in questi valori crediamo, per questi valori lavoriamo tutti gli anni, tutti i giorni, mese dopo mese, settimana dopo settimana. Il nostro Ateneo è cresciuto. Io francamente faccio un po' fatica a fare il discorso che faccio di solito, però è giusto dopo aver pensato a questi momenti di tristezza anche dare il senso di quello che facciamo, il senso di quello che avete fatto in questi anni. L'Ateneo cresce per dare servizi alla città, ma soprattutto ai propri studenti, e i nostri studenti gli studenti guardano le attività di Ca' Foscari con sempre maggiore attenzione. Siamo cresciuti negli anni del 33% nelle iscrizioni, a testimonianza del valore, della percezione del valore che la nostra formazione dà. Abbiamo messo in atto tante iniziative nuove e di rinnovamento delle esistenti. Quest'anno abbiamo attivato due corsi di laurea nel 2015-16 in una laurea triennale in filosofia, studi internazionali economici, interamente in inglese. È una laurea che vuole investigare e formare le persone agli studi strategici, a un pensiero globale, ed è perfettamente in tema con quanto abbiamo appena detto. Abbiamo creato una laurea nuova in governance delle amministrazioni pubbliche per contribuire ai meccanismi di innovazione dell'amministrazione pubblica, che in Italia certamente ha bisogno di essere innovata e resa più efficiente.
Abbiamo attivato quest'anno, l'anno prossimo attiveremo una nuova laurea che segue un'esperienza di un master internazionale in più lingue, in inglese, in francese e in spagnolo, un progetto centrato sui temi dell'integrazione nei paesi sulla riva sud del Mediterraneo, di nuovo un luogo dove le tematiche di integrazione e le tensioni sociali sono altissime, e capirle anche da questo lato del Mediterraneo è fondamentale per interpretarle e riuscire ad accompagnare dei processi che sono sempre più complessi. In quest'anno abbiamo anche investito molto nel rinnovare l'offerta formativa, nei contenuti che già ci sono, cercando nuove interazioni col mondo produttivo e con le interazioni per creare momenti di coprogettazione dei contenuti e creare momenti di formazione basata sull'interazione diretta delle imprese, delle istituzioni nelle nostre classi, con percorsi di didattica attiva dove l'apprendimento è l'elemento che prevale sull'insegnamento. Cerchiamo di migliorare le nostre capacità di trasferire ai nostri ragazzi occasioni di apprendimento attivo. Siamo saliti, siamo cresciuti nell'internazionalizzazione, siamo conosciuti per Venezia è una città internazionale, Ca' Foscari è l'università di Venezia ed è un'università internazionale ed è molto attiva, offriamo tante opportunità ai nostri ragazzi con i tanti scambi internazionali, di programmi di scambio, di doppio diploma e di occasioni di visite, di internships presso altre istituzioni accademiche e non. Abbiamo un programma di visiting professors che permette a studiosi da tutto il mondo di partecipare alle nostre classi dando occasioni di acquisizione di elementi di internazionalità direttamente nei nostri programmi formativi. Abbiamo investito in modo sostanzioso nelle varie iniziative della ricerca per attrarre talenti e realizzare i piani di sviluppo che abbiamo declinato a giugno scorso con l'approvazione degli organi del nuovo piano strategico. Un piano strategico che vuole posizionare Ca' Foscari al massimo livello nel panorama internazionale come un'università moderna di eccellenza scientifica, capace di trasferire questa eccellenza alla propria formazione, alla formazione dei propri studenti e al proprio territorio. Per questo lavoriamo ogni giorno e per questo continuiamo a credere nella nostra missione. Quello che conta davvero oggi però, al netto di tutto questo, è che tutto questo viene messo a disposizione di voi, dei ragazzi che si laureano, e dell'orgoglio quindi di avervi qui e di aver contribuito al fatto che siate qui e vi stiate laureando. Quella che sia la vostra scelta, di nuovo, scegliate Ca' Foscari per il laurea magistrale, abbiamo tante opzioni, ma voi siete cittadini del mondo ed è giusto che cogliate le opportunità dove meglio vorrete coglierle. Noi vi diamo le occasioni che proponiamo, sono ottime occasioni, sta a voi scegliere o scegliere altrimenti. Io vi auguro comunque di tutto cuore che troviate la migliore realizzazione per il vostro futuro. Lo auguro non solo io, lo auguro all'Università Ca' Foscari di Venezia, tutti coloro che lavorano, i docenti, il personale e tutti i lavoratori della nostra università. Grazie. Ed ora, per gli indirizzi di saluto, chiamo sul palco l'assessore al bilancio della Comune di Venezia, l'assessore Michele Zuin, in rappresentanza del sindaco. È un onore per me oggi essere qui e portarvi il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione. È una gioia poter condividere con voi un momento così importante della vostra vita. Io sono un laureato di Ca' Foscari e ne vado fiero, e ne sarete fieri anche voi tra poco. La cerimonia che tra poco si svolgerà vuole festeggiare la conquista da parte vostra di una meta che vi siete prefissi tempo fa e che avete conquistato con sacrificio e forza di volontà. Ma vuol festeggiare anche l'inizio di un nuovo cammino, una nuova esperienza che vedrà ognuno di voi protagonisti in prima persona, l'inserimento nel mondo del lavoro. Una conquista non facile, certamente, ma tutti noi siamo certi che con lo stesso impegno e le stesse capacità che avete dimostrato in questi anni riuscirete a farvi strada. L'augurio che facciamo a tutti voi è quello di poter mettere in pratica nel mondo lavorativo ciò che avete potuto apprendere e sperimentare in questi anni di studio, perché voi ora rappresentate il nostro futuro, il futuro del nostro Paese. Grazie.
Come di consueto, le lauree sono l'occasione anche per i premi agli studenti più brillanti. Cominciamo con il premio Bruna Grandese Carlotti, che viene una borsa di studio di 5.000 euro per 3 anni, offerta dai coniugi Carlotti, che ringraziamo, a uno studente meritevole iscritto alla laurea in economia aziendale o Economics and Management di Ca' Foscari. La borsa è intitolata alla madre di Matteo Carlotti, Bruna Grandese Carlotti, per ringraziarla dei sacrifici fatti per mantenere Carlotti agli studi. La vincitrice dell'edizione di quest'anno è la studentessa Michela Cocco, che invito sul palco per i suoi saluti e il suo discorso. Salve a tutti, sono Michela Cocco, vengo da un piccolo paese vicino a Bassano del Grappa e scusate il mio tono un po' ansioso, ma è la prima volta che parlo di fronte a così tante persone e il mio discorso sarà molto breve, sarà un discorso di ringraziamenti, prima di tutto alla mia famiglia, a mia mamma, a mio papà, a mia sorella e soprattutto a mio nonno che oggi è qui con me. E volevo ringraziarli perché sono riusciti a stare vicino a me e a credere in me anche nei momenti in cui io non credevo in me stessa e mi hanno sempre spinto a credere in me, ma allo stesso tempo credere in quello che facevo, a mettere il mio impegno in qualunque cosa facessi e a cercare di spingermi a superare i miei stessi limiti. E ovviamente volevo ringraziare la famiglia Carlotti che ha deciso di darmi questa grande opportunità di potermi sostenere economicamente, ma anche a livello personale. E sono davvero contenta che loro siano riusciti a vedere in me qualcosa di speciale e spero insomma di riuscire a portare qualcosa di speciale che vedo dentro me, ma che anche loro hanno visto dentro di me nel mio futuro. E questo è quello che volevo dire, grazie mille per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Abbiamo altre due premiazioni, i migliori studenti italiano e straniero della sessione sono uno studente e una studentessa, Simone Scalco di Economia Aziendale, Economics and Management e Fan Luo di Lingue, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa Mediterranea. Magnifico Rettore, gentili ospiti, neodottori e professori. È senza dubbio una grandissima emozione parlare qui, in uno scenario così suggestivo e in un giorno speciale per tutti noi, condividendo quelle che sono state le gioie, le difficoltà, le ansie e i successi di questo percorso universitario. Un percorso che non ci ha fatti crescere solamente sul piano accademico, ma soprattutto su quello umano. Lo studio, infatti, non offre solo migliori prospettive per il nostro futuro, ma aiuta anche a diventare cittadini più consapevoli, capaci di leggere una realtà sempre più complessa e in continua evoluzione. Certo, una volta terminati gli studi, la strada non sarà in discesa, perché il mercato del lavoro, in particolare per noi giovani, stenta ancora a ripartire. Ma se c'è qualcosa che abbiamo imparato in questi anni è di non arrenderci mai di fronte alle difficoltà. Prima erano le sessioni d'esame, domani saranno la ricerca di un lavoro e l'incertezza della sua durata. E affronteremo tutto questo con la consapevolezza che, se siamo giunti qui, oggi, a questo traguardo, abbiamo tutte le carte in regola per trovare soddisfazioni anche nella nostra carriera futura.
Per agevolare l'ingresso dei neolaureati nel mercato del lavoro, il mondo dell'università deve agire sempre più a stretto contatto con le realtà produttive. A questo proposito, come ho avuto modo di sperimentare in prima persona, le opportunità di stage rappresentano una valida occasione di crescita personale e professionale e permettono a noi studenti di arricchire la nostra preparazione con esperienze dirette e stimolanti. In un mondo in cui bisogna correre anche solo per rimanere fermi, la laurea è un punto di partenza, non solo di arrivo. In futuro ci aspettano nuove e continue sfide, sia per quelli di noi che proseguiranno gli studi, sia per coloro che si affacceranno al mondo del lavoro. Questa volta però abbiamo in mano qualcosa in più per affrontarle. Non mi riferisco solo a quello che abbiamo imparato in questi anni, ma soprattutto a tutte le capacità e competenze che abbiamo acquisito. Sono queste molto più delle semplici nozioni che ci serviranno in futuro. E l'università, ponendoci sempre nuovi obiettivi, chiedendoci di tirare fuori il meglio di noi, ci ha offerto un'opportunità insostituibile per assimilarle. Per questo vogliamo ringraziare i professori che con passione e amore per il proprio lavoro hanno saputo trasmetterci l'interesse per le loro materie e il desiderio di approfondirle. Senza questa curiosità e questo coinvolgimento, probabilmente ci saremmo arresi alle prime difficoltà e non avremmo avuto la tenacia di continuare fino alla fine per arrivare qui oggi. Vogliamo ringraziare poi gli amici e i compagni di corso per averci sempre sostenuti nei momenti più difficili, per aver creduto in noi anche quando avevamo perso le speranze. Senza di voi questo percorso non sarebbe stato lo stesso ed è per questo che vogliamo condividere assieme la gioia e la soddisfazione di questa celebrazione. Infine, un ringraziamento speciale va ai nostri familiari, che non ci hanno semplicemente dato la forza di andare avanti, ma che ci hanno sempre sostenuto con i loro sacrifici in questo cammino, perché volevano per noi il meglio. Ed è proprio per questo che oggi vogliamo dedicare alle nostre famiglie questo traguardo, in cui coroniamo da loro i nostri sogni e i loro. Grazie e complimenti in bocca al lupo a tutti. Cari professori e colleghi, mi chiamo Fan. Chi sono io? Nessuno. Sono una ragazza come tante, una persona che come voi è arrivata a Venezia 3 anni fa. Potrei essere quel nessuno in prima fila come quello in ultima. Sono nessuno nella speranza di diventare qualcuno. Penso che questo sia l'input principale che ci abbia condotto a iniziare l'università. Mi piace pensare che coloro che sono seduti qui oggi un giorno saranno manager, chimici, giornalisti, amministratori delegati. Mi piace pensare in grande, perché un po' di ottimismo non fa mai male. Perché abbiamo scelto l'educazione in procinto di un futuro più roseo. Quindi siate chi volete diventare. Una volta mi venne chiesto, se avessi una bacchetta magica, che lavoro vorresti fare? Chi vorresti diventare? Ecco, focalizzate quell'immagine nella vostra mente e ambite a quella potenzialità. Quando scelsi di studiare cinese, la domanda più frequente rivolta mi fu «Perché studi cinese se sei già cinese?» Ma se adesso chiudesse gli occhi e ascoltasse il mio discorso, riconoscereste mai la mia provenienza dalla voce e dall'accento? Potrei essere di qualsiasi nazionalità. Perciò non fatevi condizionare dei pregiudizi o da ciò che gli altri pensano di voi. Accantonate tutte quelle voci nella vostra testa che dicono cosa sia meglio per voi e fate ciò che vi soddisfa, vi piace. E a quella domanda, perché studi cinese, rispondo semplicemente perché mi piace ed è parte di me. Durante il percorso universitario ho capito quanto la volontà di studiare nozioni che mi interessano renda il tutto più interessante. Ho capito ancor più l'importanza dell'ascolto, perché più ascoltiamo e più impariamo. Della domanda, perché solo con essa ci leviamo dallo stato di ignoranti, dell'impegno e della costanza, perché all'università, così come nella società, nulla è dovuto e scontato,
e infine l'importanza dell'opportunità. A quest'ultima devo un ringraziamento. Ringrazio l'opportunità che 18 anni fa mi condusse in Italia. L'opportunità di frequentare l'università, l'opportunità di partecipare al programma Overseas e l'opportunità di stare sul palco a parlare della mia storia, di rappresentare le donne e di essere la voce parlante delle minoranze. Ringrazio Ca' Foscari, che mi ha messo più volte in difficoltà e mi ha spronato a mettermi alla prova, a superare i miei limiti, o a provarci perlomeno. E il fatto che mi ritrovi qui, nonostante il mio terrore a parlare di fronte al pubblico, ne è la dimostrazione più lampante. Perciò siate, o meglio, siamo intraprendenti e coraggiosi. Chi sono io per dire questo? Nessuno, solo una ragazza che vi sta parlando con la voce tremante e balbettando più del dovuto. E malgrado tutto, posso dire che stasera tornerò a casa senza rimpianti. Per ultimo, ringrazio voi, che siete miei fratelli e sorelle in questo percorso accademico, accomunati dall'ansia preesame, dallo stress e dalla stanchezza delle giornate trascorse sui libri, dalla delusione degli esami non superati. Ma voltandoci indietro, ci sembra che quei giorni siano ormai lontani. Oggi è un giorno di gloria, è la celebrazione e il riconoscimento di tutti i nostri sforzi e sacrifici. Ergo, facciamoci un applauso, poiché oggi siamo tutti vincitori. Congratulazioni.